嗨，小朋友们，大家好。那么今天呢，我们有一位特殊的来宾，那么他就是马特拉奇。在与马特拉奇开始在线聊天之前呢，我先给大家简单介绍一下。马特拉奇是我们国际米兰历史上的一位传奇中卫，他在2001年从佩鲁贾加盟国际米兰，然后在我们的国军团效力了长达大概10年时间，随队也是赢得了非常多座冠军奖杯。然后在球场上呢，马特拉奇的作风非常硬朗，防守凶悍，另外呢，他也是一名得分能力出众的中卫。小朋友们，我们现在请马特拉奇给大家打一下招呼。Ciao Marco。 Allora, io vi saluto, vi ringrazio che siete qui per questa esperienza. Spero di venirvi a trovare e conoscervi presto di persona, passato magari il lockdown. Questa è una promessa che vi faccio, quindi spero di venirvi ad abbracciare tutti. 那么现在呢，我们可以开始我们的提问了。知道小朋友们有很多的问题要问马特拉奇，那么我们按照顺序先从第一个问题开始。第一个提问的小朋友呢是北京怡海青训学院的李明浩小朋友，你有什么要问马特拉奇先生的呢？就是我问的问题是，如果我们在比赛中大比分落败了，我们应该如何的站起来，然后做出反应？ Allora, premesso quando perdi una partita devi essere forte, arrivare subito, perché il calcio ti permette di giocare oggigiorno poi ogni pochi giorni e la possibilità dopo 3-4 giorni poterti rifare, quindi devi lavorare sui tuoi errori, devi cercare possibilmente di non dare la colpa a nessun altro se non magari alla tua squadra, perché tanti sono portati a dire colpa dell'arbitro, è colpa del pallone. Invece purtroppo in una squadra bisogna essere uniti e compatti in questi momenti, nelle difficoltà. Se uno riesce a fare questo, ha subito in pochissimo tempo la possibilità di... sono gli esami di quello che vai a preparare la settimana. Subito l'opportunità di rifarti e di metterti in gioco immediatamente. Quindi la cosa più importante è ricompattarsi con i propri compagni, con il proprio club, e poi dare la partita dopo. Oh, sì, sì. 怎样成为优秀的运动员？如何在比赛中拥有勇气？您对我们有什么样的建议？Questa è una bella domanda. Intanto ci vuole tantissima passione. Io mi ricordo quando avevo la vostra età che avevo sempre un pallone tra i piedi, perché il pallone penso che sia l'oggetto più bello che possa esistere al mondo. E voi vi vedo già vestiti da calciatori anche se siete in casa, quindi questo fa capire la passione che avete. E il coraggio te lo dà l'allenamento, quello che fai durante tutti gli allenamenti con i propri compagni. Quando tu sei, ripeto, compatto, amico di tuoi compagni, entri in campo per poter aiutare anche il prossimo, e alla fine riesci a ottenere risultati e ti viene fuori anche il coraggio, perché sai che in campo non sei da solo, ma sei con altri 10 compagni. Quella è la cosa veramente importante. Ma te la dici, mi sono solo casi di tutto, da. Mi sono solo dovuto dire che sono andato da. Mi ha detto che ho detto che ho detto che ho detto che ho. Io ho iniziato, come vi ho detto, avevo 5 anni, 4 anni, 6 anni. Perché voi sapete che mio padre faceva allenatore, è stato anche in Cina, poi magari parliamo. E quindi io avevo sempre un pallone tra i piedi e la mia più grande passione era appunto giocare a calcio, è la cosa più importante, perché quando tu hai una passione e ti diverti può diventare un lavoro e ci vuole anche tanta fortuna. Quindi io da piccolino avevo questo sogno, perché deve essere un sogno quello di poter diventare un giocatore, e poi ho avuto la fortuna di vincere tanti trofei. Ma la cosa più importante, ho avuto la fortuna di avere tanti bravi compagni, sono tuttora amico loro, quella è la cosa secondo me più importante che ti dà il calcio. 你好，马特拉奇先生。
我的问题是，您对中国足球有什么了解和看法？中国有哪些您印象深刻的球员？abbastanza perché parlo spesso con Fabio Cannavaro che è campione di Cina in questo momento. E tanti allenatori italiani sono passati, vedi anche Capello che è stato da Suning. Quindi il calcio cinese è una grande fortuna che si sta sviluppando tantissimo velocemente e quindi avete l'opportunità veramente di mettere in mostra e di giocare in uno dei campionati più importanti al mondo. Stanno cercando di accelerare perché siete una popolazione molto ampia e avete un sogno, quello di fare un mondiale. Io sono convinto che la Cina nei prossimi 10 anni parteciperà a un mondiale. Quello per voi potrebbe essere una grandissima fonte di sviluppo perché ve lo meritate per quello che state facendo. Giocatori che conosco Gulei, che gioca in Spagna. Voi sapete che ha esordito in nazionale a 14 anni, più giovane, quindi anche voi avete il tempo e potete veramente avere lo spazio per poter giovanissimi giocare in Serie A. Quella sarebbe una grandissima opportunità. Poi c'è Wei Xiao del Guangzhou, che penso sia il capocannoniere in questo momento dopo 2 partite. E poi c'è Li Suning, Wang Zizhang, che da poco era nelle giovanili, quindi vuol dire che anche il settore giovanile delle squadre cinesi sta puntando molto sul prodotto del vivaio. Quindi è una grandissima opportunità per tutti i ragazzi che iniziano a giocare a calcio. Yu Cheng, 小朋友你好，有什么要问马特拉奇的吗？马特拉奇先生您好，您是几岁开始踢足球的？我是5岁开始踢足球的。您是否拿过很多的冠军？您三冠王对您有什么意义呢？谢谢。Allora, mi sembra che ho vinto 17 trofei. Il triplete per me rappresenta la fine della mia carriera, perché è stato l'ultimo anno, ho vinto tardi, quindi questo fa capire alle persone che non è mai troppo tardi per poter vincere qualcosa di importante. Io ho vinto il campionato del mondo, avevo 33-34 anni, ero abbastanza... una volta ero anziano, adesso sono cambiati un po' i tempi, magari uno gioca anche un po' di più. E poi ho coronato il sogno di tutti gli interisti, quello di vincere tutti i trofei possibili e il triplete, cosa che è riuscita a solo 5 squadre, mi sembra 5 squadre al mondo. Quindi questo per me rimane il segno di forse uno dei più importanti della mia carriera, perché io sono arrivato all'Inter nel 2001, che non si vinceva da tantissimi anni. E piano piano, passo dopo passo, giorno dopo giorno, si è lavorato per poter vincere il più possibile. In quell'anno vincemmo tutto, quindi penso che dovremmo almeno rimanere alla storia per un bel po' di tempo, anche perché non penso che tutte le squadre che esistano al mondo riusciranno a breve a fare quello che abbiamo fatto in quell'anno. Siamo in pochi, se non ricordo male c'è il Barcellona, c'è l'Ajax, e mi sembra il Celtic, è un'altra squadra, non so, però non siamo tantissimi. Quindi è un motivo sicuramente d'orgoglio per tutti i tifosi interisti. Adana, 接下来我们的第七个问题是来自于北京怡海青训学院的王福尹小朋友，你有什么要问马特拉奇先生的？马特拉奇先生你好，我是 Divo。啊，你问。请问你小时候是多长时间踢球，多长时间学习？ Non è semplice, però quando uno ha passione riesce a programmare la giornata, penso che ci possa riuscire, perché tantissimi sono diventati giocatori pur studiando, quindi quello deve essere uno stimolo per voi, soprattutto motivo d'orgoglio andare bene a scuola e magari giocare a calcio. Quello è una cosa che poi aiuta anche quando si è grandi a il giusto atteggiamento per programmare la propria vita e la propria giornata. Quindi
importante, è molto molto importante studiare. Grazie mille Marco, grazie mille per la tua disponibilità, per il tempo che ci hai dedicato. I nostri bambini di Academy Jiangsu Academy Pechino sono molto contenti di aver parlato, chiacchierato con te. E se vuoi salutare i nostri piccoli giocatori cinesi. Vi saluto tutti, vi mando un abbraccio, grandissimo. Spero di presto, magari vengo io in Cina a trovarvi. Miao.